Un saluto a tutti cari amici, bentornati su Ventaglio Podcast. Oggi puntata speciale Tour de France, start list completa, analisi dei favoriti, outsider e cacciatori di tappe. Tanti nomi caldi, ne parliamo con Riccardo Zucchi Un saluto, anche noi oggi informazione completa. e Luca Pellegrini. Spero che il ventilatorino portatile che ho vicino a me non si faccia molto sentire durante questa giornata, ma mi preoccuperò di spegnere il microfono quando non parlo. Detto questo, buon pomeriggio a tutti. Devo dire invece che Milano oggi ci ha regalato una giornata un po' più fresca, quindi io posso stare anche un po' più tranquillo sotto questo punto di vista. Ho qua di fianco a me il pinguino che però è spento, ma non è neanche questo l'argomento della puntata. Ma a proposito di argomenti, vorrei segnalare prima di iniziare la nostra disamina sul Tour de France che il buon Luca ha prodotto un video, addirittura l'ha fatto due volte, tre volte. Sul Giro d'Italia Donne, che partirà domani, se non sbaglio, giusto? Che partirà Proprio così. domani, quindi se volete approfondire il percorso, le partecipanti, le favorite per la corsa rosa in salsa femminile, potete farlo sempre su Ventaglio Podcast, che non voglio dire che è la casa del grande ciclismo, perché è un claim già utilizzato da altri, però insomma ci stiamo attrezzando, stiamo facendo il meglio possibile anche per seguire il ciclismo femminile, il Giro d'Italia non può che essere un'ottima occasione. Io ripeto sempre che secondo me non è una grande idea farlo partire in concomitanza col Tour de France, il calendario andrebbe un po' rivisto, però al momento la situazione è questa, ci accontentiamo e seguiremo anche il Giro d'Italia donne. Direi che hai fatto una disamina Esattamente. perfetta. Naturalmente lo trovate al solito sia sul nostro canale YouTube, la presentazione, ma per chi non avesse voglia di vedere le nostre facce, potete anche ascoltarla su Spotify, Spreaker, Google No, Podcast, questo. eccetera, eccetera, eccetera. Sì, in realtà sono tantissime le applicazioni su cui potete trovare Ventaglio Podcast, non ve le diciamo tutte, però insomma, se avete un'applicazione preferita e ci cercate Ventaglio Cycling Podcast, molto probabilmente ci dovreste trovare, ecco. Dato che siamo in vena di sproloqui, vi invito anche a seguirci su tutti i nostri social prima di iniziare questa lunga disamina sul Tour de France, quindi YouTube, Spotify o quello che preferite. Instagram soprattutto perché durante il Tour de France tornerà molto più attivo rispetto alle ultime settimane, non vi dico come al Giro d'Italia perché sarà pressoché impossibile, però comunque cercheremo di portarvi aggiornamenti e quant'altro, magari anche qualche presentazioncina delle tappe più importanti della Grand Boucle che partirà sabato 1 luglio 2023. E allora, a proposito di numero 1, partiamo proprio da Jonas Vingegaard, che immagino vestirà il numero 1, ancora non ci sono i numeri ufficiali, però è lui il grande favorito del Tour de France, lui con la sua Jumbo Visma? Beh, direi di sì, nel senso sia per quello che ha fatto lo scorso anno, che per quanto ha fatto vedere al Giro del Delfinato, che per la grande incognita sulle condizioni reali di Tadej Pogačar dopo l'infortunio, che perché ha uno squadrone, malgrado manchi Roglic, però è da capire che questo possa essere uno svantaggio o un vantaggio, perché comunque per la prima volta nella sua carriera Vingegaard parte da capitano unico indiscusso di una squadra. Partendo da secondo o comunque da pari grado, ha fatto un secondo posto e ne ha vinto un altro di Tour de France. Secondo me avrà un pelino più di pressione rispetto, cioè avrà tanta pressione in più rispetto agli altri anni, avrà tanti gufi anche attorno a sé, perché diciamo che almeno nel percepito generale mi sembra che Pogačar sollevi maggiore hype rispetto anche ai gesti atletici, però comunque sono certo che Vingegaard ci farà vedere grandi cose e se volete aggiungere qualcosa su Vingegaard, poi passerei alla squadra. Sì, no, da aggiungerei anche per farlo rendere più simpatico, far uscire proprio la settimana prima dell'inizio del tour che non farà i mondiali, aumenta quella simpatia nei suoi confronti da parte di tante persone, però poi uno va a vedere il percorso, capisce anche perché non lo fa il mondiale. Massimo, queste sono chiacchiere di distintivo, dai. Secondo me Jonas Vingegaard è il corridore della Tour de France in questo momento più forte al mondo, quindi non può che essere il grande favorito. Poi lo sappiamo, nelle 3 settimane può succedere di tutto, però sarà lui l'uomo da battere, ecco. Non tanto più di un altro, che citeremo tra poco, però è mezzo gradino sopra. E anche la squadra è forte perché si può permettere di portare Wilco Kelderman e Sepp Kuss, che saranno i suoi gregari principali in salita,
ma può contare anche su Tish Benoit, che in salita non va piano, su Wout van Aert, su Dylan Van Baarle, su Nathan Van Hooijdonk e su Christophe Laporte. Quindi squadra molto completa che lo può difendere un po' in tutte le situazioni e può anche togliersi soddisfazioni, perché Van Aert e Laporte, oltre Van Baarle, potrebbero anche togliersi la soddisfazione di una vittoria di tappa. Sì, parliamo della maglia verde, tra l'altro, dell'anno scorso, quindi nel senso Van Aert sicuramente avrà un ruolo più importante secondo me quest'anno, perché forse è un po' corta in salita vera e propria la squadra, perché comunque di scalatori puri ci sono Kuss e Kelderman, e poi ci sono corridori che vanno bene, forse sarà chiesto un lavoro extra a Van Aert, su cui c'è l'incognita se finirà il tour, perché se nasce il figlio e lascerà la corsa, già annunciato. Vediamo, perché poi toccherà vedere anche come andrà la corsa, però è uno squadrone. Assolutamente, assolutamente. Comunque non dimentichiamo che lo scorso anno Thijs Benoot nella tappa della famosa del Granon, che confesso Gianluca, come hai fatto tu l'altro giorno, anch'io ho rivisto e non ho continuato a vedere la serie TV su Tour de France, ma ho rivisto la tappa del Granon, e ha fatto grandi cose Thijs Benoot per lanciare un po' gli attacchi sul Col du Galibier. Anche io ho iniziato a vedere la serie sul Tour de France, mi sono addormentato a metà della prima puntata, mi sono risvegliato a metà della terza e poi ho detto vabbè, evidentemente questa cosa non fa per me. Ma ce la faremo, guarda, vi ho detto, la faremo questa puntata, la faremo, la Poi faremo. io sto guardando in italiano, non so se è la cosa più adatta, però devo anche dire che probabilmente per fare le traduzioni e quant'altro potevano scegliere gente un po' più preparata. Potevano scegliere noi. Dai, Sì. perché Nilsson Poles, Ma a Nilsson parte questo. Poles. No, ma temo, io la sto Sì. vedendo in lingua originale con il sottotitolo però in italiano. Perché col francese non vado proprio, e devo dire che ho visto delle traduzioni un po' sui generis, però ne Sì. parleremo a tempo debito, mentre adesso mi andrei a focalizzare sull'antagonista, o meglio, forse nell'immaginario collettivo, il buono che deve andarsi a riprendere lo scettro privatogli dal cattivo. Parliamo naturalmente di Tadej Pogačar e della sua UAE Team Emirates. Che ne Ma pensate? perché parliamo di buono e cattivo? Sono due facce dello stesso bene, dello spettacolo che ci No, regalano. io ragazzi, io tifo per Vingegaard, quindi No, figuriamoci. non puoi tifare per qualcuno dei due. No, io tifo per lo spettacolo, a parte gli scherzi, però diciamo che ho percepito un po' quando, capito, navighi nel web, senti cose, vedi gente, che ci sia un po' un... Giustamente, perché poi ragazzi, Pogačar era un corridore entusiasmante, però ci sia un po' un eccesso su uno e un po' di difetto sull'altro, diciamo, anche per come vengono dipinti. Non lo so, questa è la mia impressione, poi naturalmente Sì, apro e sì. chiudo questa piccola polemica che non porterò avanti per tutta la puntata, lo giuro, però lo porterò avanti per tutto il Tour de France, No, sì. ma è giusto, anche Tanto se scusate, io scompaio comunque. un attimo perché qua stanno succedendo cose sotto casa mia, provo almeno a chiudere la finestra e torno subito. Vai tranquillo, Fine. andremo avanti noi, non ci ammazzeremo in tua assenza. No, ma in realtà Pogačar, ma il capitano è Adam Yates, così mettiamo subito la patata bollente di quello che è stato il discorso uscito in questi giorni, in cui mi pare Giannetti, giusto? Mauro Giannetti, sì. Ha comunicato che partirà come co-capitano, perché Pogačar non si possono fare i miracoli, ed è giusto che sia questa, almeno abbassare le aspettative su Pogačar, anche se poi fanno un po' a pugni con le dichiarazioni di Machin 2 settimane fa, mi pare, in cui in realtà si parlava anche del fatto che aveva ancora il tutore più di precauzioni e che Pogačar stava bene tutto. La verità la scopriremo solo. Non credo subito nei primi giorni, ma col passare Nella prima del tour, settimana. quanto sì, capiremo realmente quanto Pogačar sta bene. Io mi auguro sia al 100% come lo sia Vingegaard, come lo siano tutti i corridori al via, perché avere una corsa monca di protagonisti spesso non è il massimo, ecco. No, allora io penso che intanto andiamo a leggere un secondo la squadra della UAE Emirates. Naturalmente ci stiamo dilungando maggiormente su queste squadre, poi saremo un pochino più celeri, ma perché queste sono le principali, no? Comunque, dicevamo, Pogačar al proprio fianco avrà appunto Adam Yates, Rafał Majka, Marc Soler, Matteo Trentin, Mikkel Bjerg, Vegard Stakelhagen e Felix Grosschartner. Quindi diciamo quattro uomini per le montagne,
due corridori molto versatili, tre corridori versatili comunque molto buoni anche sia per le salite di media difficoltà, per il primo lavoro, ma anche per le tappe pianeggianti. Immagino Trentin, che è un ottimo limatore, tra l'altro uno dei pochi italiani al via, iniziamo a contarli, il primo, Matteo Trentin, numero uno. Allora, secondo me la dichiarazione di Giannetti, che dice abbiamo fatto un post a riguardo di sostanzialmente che Yates sarà co-capitano, ha una logica e avrebbe avuto una logica anche con un po' casa al 100%. Cioè, come visto lo scorso anno al Tour de France, avere due carte può aiutare. Quindi io comunque, a prescindere dalle condizioni di Pogacar, mi sarei aspettato un Adam Yates in classifica a lungo, magari più indietro, però comunque, nel senso, un corridore che, faccio fantasizing, nella tappa del Tourmalet, dopo sette tappe, magari è lì con gli altri, parte, va in fuga, non può andare in fuga. Magari andiamo sulle Alpi a 4 minuti dalla maglia gialla, non può comunque andare in fuga, perché se gliene concedi 6, cioè comunque può essere un elemento anche disturbante un po' per le tattiche della Jumbo-Visma, che invece mi sembra tutta focalizzata su un unico uomo, quindi comunque un'arma in più, considerando che poi comunque Maika, Soler, lo stesso Gross Charter sono corridori che se in giornata possono tranquillamente restare davanti con i migliori a lungo. Sì, cioè Adam Yates parliamo di uno che se era in un'altra squadra era nell'otto di quelli che lottavano per il terzo posto, eh? Però per il quinto, dai. No, per me era proprio nell'otto, perché nessuno di quelli che lotta per il lotto del terzo posto da certezze, per me era inserito alla grande anche lui. Sì, sì, no, scherzavo, però diciamo che non avendo mai fatto un podio in un grande giro, Yates partiva forse un grande pindiero, però è comunque un corridore forte, eh? Nel senso... Però ha fatto un paio di quarti posti, no? Un paio di quarti posti, è chiaro che poi quando tu sei sempre quarto e c'hai una squadra in cui c'hai uno dei due favoriti, potresti avere veramente la carta della vita da giocarti, no? Non so come dire, paradossalmente fare un po' il fagiano, la ballanata nel tempo di Bettini, diciamo, per capirci. Sì, 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 sì. Sì, diciamo che ha chiuso a 21 secondi un Tour de France dal podio, ecco, e quello chiuso al quarto posto l'ho chiuso a 21 secondi, però nel senso è anche giusto che parta come co-capitano, anche per togliere forse un po' di pressione intorno a Pogacar, non tanto sul corridore stesso, ma a livello mediatico. Sì, sicuramente situazione non facile da gestire quella di Pogacar, perché insomma l'infortunio, è stato fermo qualche settimana, adesso dicono 5, io... Prendo sempre tutto un po' con le pinze, diciamo così, anche perché secondo me sui rulli c'è salito tipo abbastanza presto, insomma, sì. Quantomeno per far girare le gambe. Si chiama pretattica, dai. Sì, anche un po' una paraculata. Sì, 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 sì. Vabbè, ci sono termini svariati per definirli. Però sì, chiaramente il suo avvicinamento non è stato ottimale, lui però è uno di quei corridori che non fa fatica a trovare la condizione, quindi... non mi stupirebbe vederlo davanti già dalle prime tappe, e adesso rivedendo anche la prima frazione, esattamente, mi sembra che lui potrebbe essere molto adatto, molto esatto, molto, infatti a me farebbe molto ridere che si parla di co-capitano così, prima maglia gialla, Pogacar, boh. Beh, probabile, non è da escludere come... Sì. Vedo un altro favorito, ma ne parleremo se eventualmente dopo di dietro, per la prima maglia gialla. Ah, ok. Per la prima. Però è molto... Vabbè, l'altro Yates. No. Corbin Strong? No. Guarda che è duro. VDP? No, è troppo dura. Sono 2 chilometri all'11%, come fa? Vabbè, vediamo. Ne riparliamo. Sono mezzo d'accordo con Riccardo, questa cosa mi sta facendo un po' sudare. Secondo mezzo, me se la fanno forte, i Van Aert, i Van Der Poel non reggono. Però arrivano, dipende da come la fanno. Cioè, vediamo, è un muro di Wii più lungo. Sì. È un po' più lontano dal traguardo, però... Vediamo, comunque. Secondo me volano botte da Orbi, perché quest'anno, l'abbiamo detto tante volte, T per vendetta, Tadej Pogacar. Sarà vendetta? Lo scopriremo nei prossimi 25 giorni. Andiamo avanti. E a proposito di T per vendetta, di corridori vincenti, di corridori che raramente falliscono le occasioni. Però... Che ho detto? Perché so a chi stai andando a parare. Michel Landa. Se c'è la star list in ordine di proseguizia, la sbarrei, quindi era prevedibile a chi andavi a parare.
Ma secondo me l'hanno messo così perché pensano che Berlanda sia il terzo favorito per la vittoria del Tour de France. Sì, in realtà sul sito del Tour de France è diversa, c'è un'altra squadra, ma seguiamo quella di Pro Cyclistas che ci è più comoda. Allora, parliamo quindi della Bahrain Victorious, che almeno sulla carta è una delle squadre più attrezzate per la classifica, perché ha due corridori e un quarto che potrebbero far classifica, ha corridori forti sia per le volate che per le tappe miste che per le, appunto, per le grandi montagne, e direi che è una squadra da tenere d'occhio, che mi aspetto molto protagonista, e diciamo anche alla luce della tragedia che hanno vissuto nel mese di giugno, credo che potrebbero anche trovare una motivazione in più per dare il massimo. Non so, a volte questi shock possono portare anche a questo. Che ne pensate? Sì, un po' l'altro lato della medaglia, oltre ovviamente al dramma umano di cui non credo ci sia bisogno di parlare, è che chiaramente magari nelle ultime settimane sono stati un po' sulle nuvole, no? Sì. Comunque con la testa da un'altra parte potrebbero pagare. Per loro l'aspetto sportivo sotto un certo punto di vista può passare in secondo piano. Chiaro che se non fosse successo niente di quello che è successo, ma purtroppo è successo, questa è una squadra che punta secondo me a 3 vittorie di tappa, un piazzamento in top 5 e un altro in top 10. Esatto, 10 fughe tra Bright e Moritz. Assolutamente. Non solo, perché anche Wout Poels comunque... Sì. È un corridore di spessore, ma lo stesso Jack Hague, che non penso che ora fa classifica, però esce da classifica, è un uomo che può muoversi bene in alcune tappe. Nel senso, per me, ritornando al discorso di Gianluca, può essere un vantaggio tra virgolette il fatto che hanno avuto lo stacco, quello per i campionati nazionali, che è un discorso che avevamo già affrontato, e soprattutto sia per Bilbao e Landa il fatto che si parte da casa loro. Quindi magari quello ha permesso di avere la mente concentrata ancora sul tour e un pochino meno su un aspetto che comunque li ha coinvolti e li coinvolgerà H24. Comunque, per vedere un po' i dettagli, la Bahrain schiera al via del Tour de France Nikias Hart e Phil Bauhaus, che saranno un po' gli uomini per quanto riguarda le volate. Poi ci saranno Fred Wright, Matej Mohoric e Wout Poels come cacciatori di tappe. E infine Jack Hague, Peyo Bilbao, Mikel Landa, corridori che sulla carta potrebbero far classifica, vengono da percorsi di avvicinamento totalmente diversi, e non mi aspetto Jack Hague, a meno che Hague non abbia trovato la condizione della vita a fare classifica, e mi aspetto più, diciamo, una maggiore concentrazione su Mikel Landa, sperando che passi indenne, diciamo, le prime tappe, che per lui sono molto critiche, però dall'altra parte, correndo in casa, in realtà già me lo aspetta l'attacco sullo Jaeschi-Bell, ad esempio. Però questa è la mia teoria. Va bene, terminato questo passaggio sulla Bahrain Victorious, direi che entriamo ufficialmente in silenzio stampa pre-Tour de France, e fino all'arrivo di Parigi noi non nomineremo più Jack Hague. Quindi questa è stata l'ultima volta che avete sentito il suo nome su Ventaglio Podcast, e se farà cose buone non andremo in onda, molto semplicemente. Guarderemo il numero, poi vedremo che numero avrà, sarà probabilmente il 22 della, no, forse il 22 no, della Bahrain, ecco, diremo il numero solo. E poi andiamo invece, andiamo a vedere un'altra squadra che si presenta con buone ambizioni e qualche sorpresa. Parliamo della Bora Hansgrohe, e partiamo subito dalla sorpresa perché non c'è Sam Bennett, e che è rimasto tagliato fuori dalla selezione degli otto, malgrado comunque ci sia stato fatto un pensierino alle volate, perché sono stati convocati il giovane Jordi Meus, Danny Van Poppel e Marco Haller. Comunque, detto questo, non sono chiaramente loro i main... E se non sbaglio è stato tagliato proprio in favore di uno dei velocisti. In favore di Jordi Meus. Jordi Meus, che io ho tagliato al Fantasizing perché ho detto tanto non va al tour. Esatto, grazie. Perché si sono giocati l'ottavo posto. Scelta un po' curiosa, ma il Bennett pare in uscita dalla squadra, quindi anche lui... Non fare spoiler della tua rubrica. Vabbè, detto, non è che la spoilerò io, dove va. No, scherziamo, dove va. Detto ciò, dovrebbe passare o alla Human o a un'altra squadra, lasciando in Professional, però. Pare. Detto ciò, è comunque una bella squadra, perché hai... Vlasov Hindley, che
Abbiamo il vincitore del giro dell'anno scorso che potrebbe fare molto bene, c'è un corridore che si è un po' perso negli ultimi anni, ma viene magari dalla vittoria al campionato nazionale che lo può motivare, come Emmanuel Buchmann, che un paio di anni fa... Sesto comunque all'ultimo giro d'Italia, Buchmann, per quanto possa lottare quel sesto posto. A prescindere, un paio di anni fa sembrava un corridore che potesse lottare per i podi dei grandi giri con costanza, poi si è un po' perso, non sappiamo il perché. È stato molto fortunato anche, dai. Sì, sì, pure ricordate al Giro d'Italia quello di Bernal, lui andava forte, andò con Bernal via sui muri la tappa degli sterrati, poi ebbe problemi fisici e fu costretto al ritiro, quindi comunque non un periodo fortunato. E... Vai, finisci la squadra, scusa Riccardo. No, poi c'è Patrick Corrad, che è un uomo che quest'anno ha dimostrato che in salita può far molto bene, c'è Bob Jungels, che l'anno scorso vinse una tappa e... Dipende in che giornata è, perché Jungels è comunque un altro che può aiutare bene i suoi capitani, ma me l'aspetto più in fuga, ecco lui. Sì, mi sembra, diciamo che diversamente dalla Bahrain, questa è un'altra squadra costruita su un solo e unico capitano, che è Jay Hindley. Sì. Io continuo a considerarlo il favorito per il podio, alle spalle, diciamo, di Vingegaard e Pogacar. Poi, chiaro, sarà la strada a darmi ragione, però secondo me Hindley dello scorso Giro d'Italia poteva far meglio del Thomas dell'ultimo Tour de France. Non so se mi spiego, poi se siete d'accordo con me, questa è la mia idea. Io continuo a vedere lui un pochino superiore, ad esempio, a Landa, che invece lo considero allo stesso Mas, che li considero, diciamo, gli altri candidati per la top 5. Io ne vedo un altro. Allora, come arriveremo? Cioè, ci arriviamo subito, tra l'altro. Io ho una grande stima per Indra, io lo considero un grande corridore e anche secondo me è un po' il favorito per puntare al terzo posto. Chiaro, non sarà facile, chiaro, è un corridore abbastanza incostante, però i suoi picchi di rendimento non sono così distanti da quelli di Pogacar e Vingegaard, quindi secondo me lui addirittura può provare in alcuni casi a tenerli e credo si sia preparato bene a questo giro, a questo Tour de France, quindi aspettiamo solamente il riscontro della squadra. Tra l'altro, il fatto che non ci siano cronometro, comunque che ce ne sia una anche abbastanza tipica, per lui è abbastanza un vantaggio, ma in realtà nel gruppone che c'è dietro Vingegaard e Pogacar non mi pare ci siano grandi cronomen che spicchino, quindi sono un po' tutti lì e prenderanno la paga dei primi due. Assolutamente, assolutamente. E quindi ti lascio, Gianluca, a presentare la squadra successiva. La squadra successiva è la squadra di casa, la Groupama FDJ, che si presenta con un capitano per la classifica, David Godu. Penso sarà supportato da Valentin Madouas, mentre Thibaut Pinot penso possa puntare alla maglia a Pua del miglior scalatore, lui che è all'ultimo Tour de France, all'ultima stagione in carriera, adesso lo possiamo dire definitivamente, perché lo aveva detto che avrebbe continuato in caso di successo al campionato nazionale per portare per 12 mesi la maglia di campione francese. Non è stato così, quindi ultimo Tour de France. Sei corridori hanno separato da questo sogno ultimo il 4045 sì, vabbè, quello è un altro dettaglio. Ultimo grande giro della carriera per Thibaut Pinot, e chiuderla con la maglia Pua sarebbe comunque romantico. Sì, secondo me è una squadra forse un po' monca in salita, mi sorprende, ma fino a un certo punto lo sappiamo, il rapporto che c'è da inizio anno di De Mar con la squadra, in particolar modo con Godu, e l'assenza di De Mar, perché comunque è uno che ti garantisce buoni risultati o comunque piazzamenti. Per me Godu, se sta bene, è lui il terzo, cioè lui sale sul gradino più basso del podio, perché non sono folle fino a un certo punto. Mi ricordo la Parigi-Nizza, era quello che riusciva a tenere più botta da tutte e due, sia Vingegaard che Pogacar, quindi per quello me lo aspetterei sul podio. Chiaro, quello che è il percorso di avvicinamento e il delfinato è stato terribile. Sì, ho un po' di perplessità anch'io, cioè in realtà se mi avessi a parità di condizioni avrei detto Godu subito dietro Hindley. Ho qualche perplessità sulla sua condizione, però il fatto che comunque la FDJ gli abbia dato fiducia totale, perché comunque ha costruito una squadra per lui, perché
ripetiamo, ci sono Van den Berg, Legac, Pascher che sono corridori dei gregari, c'è Genier, Madouas che sono i più bravi in salita, c'è Kung che comunque sì, farà la cronometro ma poi lavorerà per lui, quindi avrà una squadra a totale disposizione, secondo me proveranno magari a vedere cosa fare. Poi chiaro, la speranza è di riuscire a migliorare un po' il risultato dello scorso anno, un buon quarto posto, ma sostanzialmente un quarto posto arrivato prendendo schiaffi a destra ma anche in salita dai più forti, magari già riuscire a fare qualche passetto avanti in questo senso sarebbe un bel segnale. Vedremo, dai, io sono fiducioso comunque che possa dir la sua David Godù. Per le tappe c'è anche Stefan Kung che, data la quasi totale assenza di cronometro, mi aspetto spesso e volentieri in fuga o comunque a confrontarsi con Van der Poel, Van Aert e Pidcock, insomma, corridore di questo calibro nelle tappe intermedie. E quindi ci apri la strada, diciamo, per la squadra successiva, perché hai detto un nome, quello di Thomas Pidcock, e Thomas Pidcock sarà uno degli otto protagonisti scelti dalla Ineos Grenadiers, altra squadra che mi intriga molto, devo dirvi la verità. Volete leggere voi i nomi? Punti di domanda, secondo me. Leggiamo prima i nomi. La squadra. Sì, partiamo in ordine alfabetico. Ci sarà Egan Bernal, Omar Fraile, altro corridore di casa per quella che riguarda la partenza, Ben Turner e Daniel Martinez, Thomas Pidcock e un certo Mikol Kwiatkowski, Carlos Rodriguez e Jonathan Castroviejo. Spoiler, comunque non era in ordine alfabetico. Infatti. Vabbè, raga, amen. Ci avete ragione parecchio. No, perché... Come sono riportate dove le ho lette. Stiamo seguendo sulla shortlist di Prosagrizzaz che mette un po' i nomi un po' a caso, cioè un po' come... Penso esatto, cambino io ho letto Bernal per primo, ho detto saranno in ordine alfabetico, invece... Come diceva il mio professore di latino, a membro di Segugio. Assolutamente, siamo anche dei fattori di squadra Boris, interessante, e per me con due grosse incognite. Una è Egan Bernal, per capire come starà e come potrà fare una corsa di 3 settimane, e l'altra è Pidcock, cosa vorrà fare. Allora, Bernal, da quello che ho capito, punta a finire il Tour de France, quindi non lo vedo in contention per il podio, la top 5, sarà molto difficile. È chiaro che comunque la Ineos resta una squadra forte, perché anche un Bernal che magari ti esce di classifica, poi andando in fuga le tappe le può vincere. Pidcock le tappe le può vincere, l'ha già dimostrato. Daniel Martinez, boh, che fa? Chi lo sa? Che intenzioni Daniel ha? Daniel Martinez degli ultimi anni, parecchio rivedibile a mio parere, come Carlos Rodriguez, Diciamo che se Carlos Rodriguez, diciamo che ha avuto una stagione non brillantissima, ma è rimasto là, Dani Martinez è entrato proprio in un loop di pippaggine che sembra ai limiti, scusate, non riesco a dirlo meglio, però ai limiti del clamoroso, tra l'altro è iniziato proprio in occasione dello scorso Tour de France, quindi chissà, magari chiuderà il cerchio e ripartirà sprombattuto in questa edizione della Cambucla. Sì, ricordiamo anche che Carlos Rodriguez ha 21 anni e Daniel Martinez ne ha 27, tipo. Sì, quindi... no, ma su Rodriguez diciamo anche se stava giocando il podio alla Vuelta l'anno scorso, poi è accaduto e da lì è iniziata una serie di cadute una dietro l'altra, nel senso... Però comunque quest'anno alla fine ha fatto Valenciana, Andalusia e Dauphiné comunque sempre in top 10, quindi comunque sì. Non, cioè magari lo scorso anno sembrava più devastante, diciamo così, però... penso, credo, glielo auguro che possa, secondo me paradossalmente potrebbe essere anche l'uomo di classifica che dà maggiori garanzie in partenza, perché Martinez francamente e Bernal secondo me proverà a far classifica, ma senso, per me anche vedendo duro cercherà di tenere, poi chiaro non può partire con determinate ambizioni perché non fa un grande giro da anni, ha avuto tante difficoltà per tornare alla fine, anche allo scorso del finale che abbiamo detto è andata abbastanza bene, cioè l'abbiamo visto comunque giocarsela, è comunque arrivato al 12° senza mai entrare nella top 10, quindi comunque non è che dici ha spaccato, però mi sembra in crescita costante. Per me quello che sarà poi invece l'uomo è Pidcock, non con ambizioni di vittoria, ma secondo me lui vorrà provare a capire dove può arrivare in un futuro tenendo duro in salita, e soprattutto pensando anche a alcune sue parole nella serie Netflix, e anche mi pare di Cummings, erano il direttore sportivo in questione,
ho questa convinzione che quest'anno proverà a tenere duro e vedere dove arriva. Diciamo che non hanno l'onere di fare la corsa, quindi possono anche permettersi di tenere 4 uomini in classifica, sì, sperando poi di non fare la fine del giro in cui in un giorno solo ne hanno persi 2. Sì, no, ma... E poi c'è comunque Ben Turner, che è un altro corridore molto interessante da seguire. Però forse non, per classifica, per però... Tappe. Sì. Io aspetto comunque una Ineos molto aggressiva che darà spettacolo, ecco. E spettacolo, sì, immagino lo darà anche la 1X Pro Cycling Team, che credo sia il suo primo Tour de France, no? Primo grande giro in assoluto. E si presenta, secondo me, con una formazione di alto livello, e va a sottolineare ancora una volta che si può fare una squadra professional molto bene, con un progetto ben chiaro in mente, lavorando nella maniera giusta, si possono anche ottenere risultati, pensa un po' te. Perché chi c'è nella 1X Pro Cycling Team? Partiamo dal nome grosso, ovvero quello di Alexander Kristoff, lui è un po' la chioccia della squadra, corridore di esperienza, che in carriera ha vinto molto, ma porta tanti giovani interessanti, Thorsten Tren, Søren Wærenskiold, Tobias Allan Johannessen, Rasmus Stiller, che non è giovanissimo, però comunque ancora abbastanza giovane, poi ci sono Jonas Abramsen, Anton Charming e Jonas Gregaard. Io mi li aspetto spesso in fuga, ma non solo. Esatto. L'anno scorso c'era un grande hype intorno a Johannessen, poi una serie di motivi non è riuscito a confermarsi, ha lanciato qualche segnale di ripresa quest'anno. Ecco, se... Era il Tour del 2022, era uno dei nomi che avremmo detto sarà una sorpresa, perché parliamo di un vincitore del Tour dell'Avenir, un corridore comunque molto forte. No, non l'ha vinto il Tour dell'Avenir, ha vinto una tappa, mi sono confuso io. Però parliamo di un corridore che ha ancora 23 anni, c'è Etrain, che ha fatto un buonissimo giro di Svizzera. Del finato. E comunque anche lui in passato ha ottenuto piazzamenti interessanti in corse a tappe impegnative, quindi un altro uomo interessante, ma è una squadra anche con altri corridori interessanti, e quando non saranno, ecco, è una di quelle che comunque mi aspetto sempre all'attacco, perché è il primo grande giro. E poi appunto c'è scusami un attimo, risalto Søren Wærenskiold, l'avete citato? Sì. A posto, quindi possiamo andare avanti. Sì, lui è un giovane velocista. Credo ci abbiamo tutti impressione veloce. Quello che fece la volata all'Algarve, quando tirò la volata per Kristoff, ma poi si piazzò alla grande. Cioè, io mi ricordo questa volata impressione, che rimasi colpito da lui il primo giorno. Ha un bel motore, ha definitivamente un bel motore, come mentre un'altra professional via, non so se vuole aggiungere altro sulla 1X. No, posso. Che la maglietta è bellissima. Chiaramente è molto bella, gialla rossa, quindi a me piace molto. E per i professional via ci sarà anche naturalmente la Israel Premier Tech. E io rifiuto di fare ulteriori commenti su questa squadra, che ha deciso di non portare il più grande corridore di tutti i tempi al suo ultimo Tour de France. Parliamo naturalmente di Chris Froome, tra l'altro c'è anche un altro assente illustre a questo Tour de France che l'ha presa un po' male, ma ci arriveremo quando ne parleremo. E la Israel Premier Tech si presenta con il blocco anziani, quindi con Michael Woods, con Guillaume Boven, con Hugo Hull, con Chris Neilands, corridore che tutti noi ci ricordiamo perché... Fuga in qualche cosa? No, vabbè, perché parla a Fagov, che vabbè, neanche riconoscete quella mia Sanremo, non ve lo dico. Simon Clark, Dylan Teuns e il giovane Corbin Strong e Nick Schulz, una squadra che... Con lui ad attaccare e poi seguito da Nibali. Bravo, il primo l'attacco di Neilands, al quale fu seguito poi l'attacco decisivo di Nibali sul poggio alla Sanremo del 2018. Sì. Insomma, un uomo che ha distrutto diversi anni della vita delle persone che amano il ciclismo. E non solo Vincenzo Nibali. E vabbè, dai, non discutiamo di questo, è stata una grande impresa comunque. La migliore della carriera di Nibali, nettamente. Sì, assolutamente. Dylan Teuns e Michael Woods saranno gli uomini per le volate, Hugo Hull andrà a caccia di... Per la volata, lui? Per le montagne. Ho detto volata? Infatti. Sì. Vabbè, complessivamente una squadra da cacciatori di tappe, onestamente non penso che Teuns e Woods proveranno a far classifica, nei grandi giri non l'hanno mai fatta. Mi aspetto buone cose dal giovane Corbin Strong,
corridore veloce, ma anche in grado di tenere su percorsi più duri, e diciamo che di tappe miste al Tour de France ce ne sono parecchie, squadra da tenere d'occhio, forse, non lo so, non la più entusiasmante così su due piedi, però comunque una buona squadra. Sì, Ull vinse una tappa l'anno scorso, se non sbaglio, sì. E lo vedremo se è speso in fuga. Perché l'anno scorso hanno vinto una tappa. Sì, e mi sorprende l'assenza di Froome da un certo punto di vista, e perché comunque sarà il suo ultimo tour, comunque Froome lo associa, anche se sembra lontano parente, a quel Froome che vinceva la maglia gialla. L'avrei visto bene al via. Non so chi dei due è quello poi che ha fatto polemica. Mi sorprende anche l'assenza di Nizzolo. Non so se è lui che ha fatto polemica. E anche perché Nizzolo non aveva fatto il giro. Quindi, in teoria, me lo aspettavo al via del tour. In teoria, nei programmi c'era il tour. Sorprende perché poi non è una squadra che ha ambizioni particolari. Con Nizzolo vincono delle tappe. Onestamente, ragazzi, io Froome ora, al di là della mitologia. No, su Froome sì, ma su Nizzolo ti dava forse una possibilità difficile, Nizzolo di questi ultimi anni, però rispetto ad alcuni nomi al via, quindi immagino la polemica l'abbia fatta il buon Jacob. No, non l'ha fatta un corridore della Israel. Però, ripeto, io continuo a dire che comunque Dylan Teuns è un corridore che lo scorso anno di vincere la Treccia Vallone ha già vinto le tappe al Tour de France, quindi è un corridore forte. Michael Woods è un buon corridore. Hugo Hull e Simon Clark hanno vinto lo scorso anno due tappe. Porti Strong perché è il tuo miglior talento che hai in squadra, quindi è giusto anche che lo faccia fare il Tour. Cioè, alla fine, a parte Schulz e Neilands, quelli erano i nomi, nel senso, però, secondo me, va bene così. Detto questo, non perderei troppo tempo a sbattermi sulle scelte. Sì, no. Luca, credo che tu abbia tirato tipo una botta al microfono, al jack. Ora si è assestato. Ok. No, non mi sento proprio io, vabbè, comunque. Mi senti? Sì. Ok, no, non mi sento io, giustamente. Perfetto. Passiamo alla Lotto Destiny, che... Destiny. Scusate. Buona giornata a tutti. Finisce qua la nostra presentazione delle squadre. La nostra esperienza di Ventaglio Podcast. Finisce qua Ventaglio Podcast. Va bene, dai. Lotto Destiny, Dragon Ball. Italiano numero 2 al via, Jacopo Guarnieri. Con lui. Squadra costruita intorno a Iwan, dai. C'è Iwan che andrà a caccia di tappe, che avrà il supporto appunto di Jacopo Guarnieri, Jasper De Buist, Pascal Enkhorn, Frederik Frison. Con loro ci saranno Florian Wermert, che sta avendo un buon periodo di forma, andrà a caccia sicuramente di qualche tappa, e poi c'è Maxim Van Gils, che è un po' il talentino per quanto riguarda anche le tappe più impegnative. Lui ha vissuto una buona primavera, non ha concluso il Tour il Dauphiné, ma me lo aspetto protagonista già dalle prime tappe, perché lui comunque è uno anche che c'ha un discreto spunto veloce, quindi... Ho buone aspettative su Maxim Van Gils, che quindi porterò, lo annuncio, al Fantasarling. Penso lo porterà a mezzo mondo nelle nostre regole, visto la quotazione. E invece, a proposito diciamo che dal destino ci spostiamo ai supermercati, non so se è il momento giusto. Sì, ci spostiamo alla Lidl Trek, che è nuova rinominazione della Trek Segafredo. Lidl entra come sponsor principale e purtroppo con sé si è portata anche il logo Lidl, che è particolarmente brutto, soprattutto sulle maglie dei campioni nazionali. Sfortunatamente ce ne sono tanti in squadra che parteciperanno tra l'altro al Tour de France, perché ci sono Simmons, Schelmose e Alex Kirsch, direi. Sì. Quindi, vabbè, niente, c'è sto pataccone, almeno avessero tolto il quadrato in cui poi è inscritto il cerchio, no. Vabbè, fa niente, ce lo facciamo andare bene. Purtroppo, evidentemente, anche il grafico è del discount. Scherzo, un saluto agli amici di Lidl, anzi, se vogliono sponsorizzare il podcast, io vado sempre alla Lidl a comprare tutto. Anche io, soprattutto nella settimana spagnola, e non sto scherzando. Bella squadra. Detto ciò, aspetta, fare una piccola parabola. Mazza, il bilancio come lo chiude Zanetti... E questo 30 giugno, perché ha smesso la sponsorizzazione della Trek e ha venduto il 40% della Virtus, dove è il patron, quindi il bilancio direi
super positivo. Beh, ma direi che se toglie tutta sta roba qua, evidentemente le cose non stanno andando benissimo. Almeno questo mi fa pensare, la mia mente assolutamente non imprenditoriale. Quindi, però. Decisamente. Sì. Decisamente. No, comunque è una squadra molto molto interessante. Solo per dire tre nomi: Mattias Askjelmose, Giulio Ciccone e Mats Pedersen. Vi Sì. No, aspettate, dicevo, Juan Pelopez, assolutamente eh? no. Beh, Mattia Schielmose dovrebbe essere il capitano per quanto riguarda la classifica generale, da capire sulle 3 settimane cosa può fare, però sicuramente viene da un ottimo giro di Svizzera, che per quanto sia stato abbastanza particolare, l'ha comunque visto, prevalere su Ayuso ed Evenepoel, non certo gli ultimi arrivati. Mats Pedersen, uomo per le volate, assieme a Jasper Stuyven, che si può ritagliare il suo spazio magari in alcune frazioni, mentre Giulio Ciccone pare abbia detto che punterà soprattutto alle tappe e alla maglia Pois, quindi ce lo aspettiamo in fuga già dalla tappa del Tourmalet, anche se io fossi lui aspetterei un po' ad uscire di classifica, perché alla fine non si sa mai, una top 5 può sempre scappare. Tra l'altro, grande curiosità anche per vedere il secondo corridore più forte del mondo, ovvero Quinn Simmons. Sì, bello, sentivo anche parlare l'altro giorno dell'intervista che ha fatto, che un po' questa vittoria gli ha salvato la carriera per certi versi. Quinn Simmons è, sì, è un talento. Su Ciccone vediamo, secondo me, come si dice, apre il giro, parte senza particolari aspettative in ottica classifica, si vedrà. Eh sì, assolutamente, dai, vedremo comunque una squadra molto interessante, è chiaro, mi aspetto protagonisti su tanti livelli, sono molto curioso di vedere dove potrà arrivare Schelmose anche in classifica generale, tra l'altro è un corridore che per caratteristiche sarà chiamato ad andare forte fin dalle prime giornate, come mi aspetto di andare forte fin dalle prime giornate la Intermarché Circus Wanty, squadra belga che schiera al via Dion Smith, Luis Mentes, Bini Kirmay, Rui Costa, Georg Zimmermann, Adrien Petit, Mike Theunissen e Lilian Calmejan. Perché dico che mi aspetto di andare forte dalle prime settimane? Perché le abbiamo viste andare molto forti a inizio anno, poi sono un po' spariti. Li stiamo vedendo andare forte adesso a giugno. Hanno vinto tappe con Zimmermann e Girmay dal Delfinato e Svizzera. E secondo me proveranno a capitalizzare questo picco di condizione nelle prime fasi, magari poi cercando nel finale con Mentes di curare ancora una volta una buona classifica. Una buona classifica, naturalmente, da fare sempre in modalità Zubeldia, non in altro modo. Non vedo nessuno che possa fare classifica, è realmente loro. Mentes ha fatto settimo lo scorso Oh, oddio, è anno. vero, c'è Mentias. Sì, Ho detto scusa, Mentes, ho scusa. detto, non l'ho detto No, Mentes. no, 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 mi ero perso che hai detto il soggetto e mi ero perso proprio che Mentias era in quella, era al via del. Sì, concordo. Sì, mi aspetto un buon tour da Girmay che devo un po' riscattare la primavera un po' opaca. Sì, scusami, Lu, non avevo sentito che avevi fatto riferimento a me, che stranamente condivido in pieno. Una cosa che ti ho detto di no, invece la condivido in pieno. Ci sì, però mancherebbe Ghirmai altro. io l'ho visto in crescita, quindi me lo aspetto lì, insomma. È arrivato anche il suo momento di brillare in questa stagione, che per ora non l'ha visto grande protagonista se non con una vittoria al Giro di Svizzera. Sarebbe bello importante averlo lì davanti, perché dopo il Giro d'Italia dell'anno scorso, diciamo che ha fatto un po' più fatica. Assolutamente, E assolutamente. speriamo che abbia E imparato a festeggiare con lo champagne. soprattutto mai Vabbè, dai, ha champagne fatto contro due di lui. vittorie dopo quell'episodio, quindi speriamo. Tre, scusa, una campionata nazionale, tre vittorie. Speriamo che abbia imparato, ecco. Assolutamente, assolutamente. E mentre in casa DCSM, non Firmini. DSM, ma DSM Firmenich, diciamo che c'è un usato sicuro come Romain Bardet per la classifica generale. C'è Sam Welsford per le volate e poi un gruppo di corridori versatili, Nils Eckhoff, Kevin Vermaerke, Alex Edmondson, Chris Hamilton, Matthew Dunham e John Degenkolb, che onestamente, boh, non Gita so. premio, gita premio. Eh sì, dai. C'è John Degenkolb che si vorrà vendicare della Roubaix. Perché? Quando ha buttato il giorno di gloria di Degenkolb di quest'anno. Ah, è vero, oddio, l'avevo rimosso, scusate, io mi Esattamente, voglio che è il molto giorno bene a in cui. Degenkolb, ma mi scordo che è ancora un corridore, quindi che ha fatto qualcosa durante l'anno, comunque. Non lo so, Bardet potrebbe essere un altro corridore potenzialmente d'appoggio, per quanto mi sembra sempre che sia uno che poi la giornatina no ce l'ha sempre in canna.
Sì, è uno però comunque molto regolare e l'anno scorso fece molto bene, un po' a sorpresa perché lo diciate voi l'altra puntata, e non corse, cioè non arrivò dopo che si era ritirato al giro e fece bene, quindi io me l'aspetto anche lui uno alla Zubeldia, ecco. Beh, no, Bardet però attacca. È uno Sì, ma che con poca attacca. Cacer e Vegegaard quando attacca non lo so quanto lo vediamo, Beh, l'abbiamo visto attaccare sul Granon lo scorso anno, Vero, prima dell'attacco di Vigne. vero. L'ho rivista da poco, per quello ormai sono freschissimo su questa tappa. C'è da dire che la squadra tra gli uomini di classifica forse è quella che lo supporterà di meno, Sì. perché sostanzialmente non ci sono uomini che lo possono accompagnare fino agli ultimi chilometri di una frazione di Sì. salita, almeno secondo me, forse Vervaeke ed Hamilton forse un pochino, ma Sì, non. Vermaak è un discreto scalatore. Anche Ecofe, però non è una squadra che ti dà quella sensazione lì di poter No, fare bene, di essere solida, di essere esatto. costante, di essere strutturata per accompagnarlo Sì. in questa avventura alla ricerca del podio. Assolutamente, assolutamente. Magari se dovesse fare qualche fuga disperata da lontano, però vabbè, parliamo pure qui di poca roba. In blanco invece si presenterà la Movistar Team. E speriamo che non vadano in blanco Henrik Maas, Matteo Jorgensen e Alex Aramburu, che sono i tre uomini di punta della squadra. Poi adesso lascio la parola ovviamente a Riccardo. Noi Sì, vedo ascoltiamo già Aramburu. silenti. No, già dire Aramburu uomo di punta mi sembra un parolone. Nel senso, chiaro, che l'uomo forte Henrik Maas per la classifica generale al Delfinato ha avuto, se non sbaglio, problemi intestinali che l'hanno limitato, e lo Giro di Svizzera dove era. Mas, che se sta bene, forse anche lui dice, potrebbe essere il terzo, condivido in parte la vostra analisi. Il problema è Mas al Tour negli ultimi anni non sta andando bene. Ricordiamoci soprattutto il Tour dell'anno scorso, quelle paure in discesa, fu un Tour terribile. Non dico che venga a preparare la Vuelta perché non fa quello lui al Tour, però diciamo che al Tour non ha Il mai rischio c'è. avuto. No, che involontariamente finisca per faticare tanto al tour e non brillare per poi ritrovarsi alla Vuelta in super condizioni. Jorgensen è una scommessa interessante, per me non proverà neanche a fare classifica, però me l'aspetto in fuga in qualche tappa a provare a lasciare il segno. Per il resto è una squadra interessante sotto certi punti di vista, però ci sono uomini in grado di aiutare i capitani, ma ecco, in Guerrero può essere interessante se vanno a caccia di qualche tappa specifica. Aramburu non è troppo velocista e non è troppo corridore da classiche, che è quel né carne né pesce che in un Tour de France rischia di non concludere nulla. Direi disamina giusta, me l'aspetto bene e brillante nella prima parte Aramburu perché comunque corre in casa, quindi Sì. questo è. E invece a proposito di squadre interessanti ma con poco gregariato, direi che il team Jaguar-Lula può entrare in questo gruppo perché si presenta la formazione australiana via con Christoph Juhl-Jensen, Elmar Renders, Lawson Craddock, Luke Dalbrick, Chris Harper, Luca Metzgek, Dylan Groenewegen e Simon Yates. Il velocista più forte? No, Groenewegen? no, Puro, puro, no, no. no, secondo me in questo momento Ok. no. Se vuoi proprio solo velocista, velocista, quindi escludere Philipsen, per me è il secondo comunque in quel caso. Però comunque c'è Philipsen primo, secondo Sì, Philipsen decisamente me. prima, Sì, no, scusate. però se devo dire proprio puro, puro, quindi vado a escludere un po' Philipsen, che lo considero anche un po' più completo, Jakobsen per me è sopra, se proprio come velocista. Però comunque in una Sì, volata facile, secondo me, tende a vincere comunque Philipsen in questo momento. per me Philipsen è il più forte in assoluto. Quindi anche come velocista pure il più forte, però secondo me il vero uomo di punta della squadra sarà Simon Yates, che può puntare al podio. E tra Sì, l'altro c'è anche alla prima maglia un'incognita. gialla. Vai, lo di là te, che tanto lo stavi per dire te, quello che stavo per Dilla. dire io, dell'incognita. No, che ha corso al País Vasco, poi è rientrato al
e a Romandia mi pare fece lui o... non corre da Romandia, dove si ritirò il secondo, nella seconda tappa, quindi un po' un'incognita. Tra l'altro aggiungo una piccola cosa, però se Yates sta bene, secondo me è veramente forte e in ottica quel terzo posto. E aggiungo una piccola cosa, noi abbiamo parlato tutto il giro di Matthews a preparare il tour che si ritira, magari non lo conclude, Matthews non è al via, non so se per cosa deriva questa scelta, però non c'è ed era un altro uomo importante della squadra e poteva far bene. Probabilmente andrà a raccogliere tappe nella sempre prestigiosa Vuelta a Spagna, anche Simon Yates, un po' come Bardet, gregari per le salite, pochi. Poca roba, forse Chris Harper che alla jump è un buon discreto scalatore, però. Anche Juli Jensen potrebbe fare qualcosa, però insomma, si sono viste squadre più attrezzate nel corso dei secoli di ciclismo. Assolutamente, assolutamente. E poi direi che c'è una squadra molto interessante. Torniamo a parlare di una formazione francese con la AGDR Citroën Team. Ma senti anche e qui ci sono le polemiche. Perché? Perché Van Avermaet non ha preso benissimo l'esclusione dal Tour de France. Ah, ok. Vabbè, Van Avermaet se la colla. Ma cioè, direi che anche quello che potenzialmente possono fare mi pare anche giusto che non ci sia. Nel senso, non so che ruolo avrebbe potuto avere in una squadra che ha ambizioni di podio. Sì. Con Ben O'Connor. Sì, io onestamente questa cosa di fargli fare l'ultima corsa solo perché per fargli un piacere, boh, non lo so. No, ma magari nella Israel poteva avere un senso. Sì, nella Giudicella che quest'anno arriva con una squadra molto attrezzata, con corridori che hanno determinate ambizioni, forse ci sta. E anche con una squadra costruita in una certa logica anche in salita, perché l'aggiunta è Pare Pentre, si è aggiunto negli ultimi giorni, salita va forte Pare Pentre, sì. E hanno Felix Gall che non credo farà proprio classifica, però ha fatto un ottimo giro di Svizzera, hanno Connor che se sta bene non ha problemi o vari in salita, comunque parliamo di uno che ha fatto quarto al Tour, cioè, quindi un corridore che può far bene, una squadra francese, quindi la quota poi francese ci deve essere. Si è scelto di portare Oliver Neisen, che secondo me dà più garanzie come gregario. Ah, forse sì, forse sì. Diciamo che per Neisen e Van Avermaet forse a questo punto, vabbè, quelle però sono scelte interne loro. Però, cioè, parliamo di un tour in cui non ci stanno Froome, Van Avermaet e Van Marca, ci siamo liberati dei... A una certa basta pure, no? Esattamente. E poi c'è Cosnefroa che potrebbe portare a casa magari se ci avrà libertà una tappa. E anche lui me lo aspetto bene se avrà possibilità qua in queste prime frazioni in territorio basco. E una squadra che per quella che è la qualità complessiva del roster è comunque arriva molto bene a questo tour. Molto bene, sì, molto bene, molto bene. Speriamo di vedere poco Felix Gall, perché con l'assenza di Mauri Van Sevenant comunque io ci tenevo a vedere solamente corridori rispettabili in bicicletta. Ma io lo porterò a Fantasy, quindi non aggiungo altro e mi sposterei a parlare di una squadra altrettanto interessante che è costruita su due grandi pilastri che andranno a caccia delle vittorie di tappa, perché quello mi aspetto. Parliamo della Alpecin De Koenig, che schiera Michael Gogol, Søren Krag Andersen, Quinten Hermans, Ramon Sinkelda, Sylvain Dillier, Jonas Rikaert e poi Jasper Philipsen e Mathieu Van Der Poel, che io concordo con Riccardo che sia uno dei corridori che possono quantomeno puntare a indossare la prima maglia gialla in questo Tour de France. Sì, il rischio, tra virgolette, che corrono in squadra è che avendo Van Der Poel, ma avendo anche il velocista più forte, buttino al vento delle occasioni. Soprattutto... Quest'anno mi sembra che si siano un po' giocata bene, almeno nel corso della stagione abbiamo visto spesso Philipsen a lavorare per Van Der Poel e viceversa, quindi credo che comunque ci sia la possibilità per entrambi di, scusate, mi andrò di traverso qualcosa, di avere le loro chance, no? Sì, no, ma potrebbe essere limitante per uno o per l'altro, ma complessivamente la squadra ne esce più forte, più vincente, cioè nel senso per me Philipsen in una squadra senza Van Der Poel potrebbe portare a casa molte più vittorie
e anche Van Der Poel stesso, secondo me. E poi c'è il solito Frank Anderson che ormai va così, però secondo me potrebbe dirla sua in qualche giornata, magari in qualche fuga da lontano, specialmente nella seconda settimana ci sono tappe da fuga, quindi potrebbe essere un altro dei protagonisti. Sì. Sono molto curioso, non vedo l'ora onestamente di rivedere un bel testa a testa tra Van Der Poel e Van Aert, perché... Sì. Ci manca. E poi c'è rimasto quel, come si può definire, coito interrotto della Parigi-Roubaix. Sì. Quindi me li rivedrei volentieri uno contro l'altro. Sì. Assolutamente, assolutamente. E ci stiamo avvicinando alla conclusione, mancano solo 6 squadre e entriamo... Non puoi definire le squadre, mi sembra un onore. Vabbè, compone... non è vero, scusate, sono tutte, sono tutte buone tranne una, dai. Si parte con la Astana Kazakh Steam, che si presenta con Alexei Rutsenko, già top 10 al Tour de France, con il giovane campione del mondo del 23 Yevgeny Fedorov, con Davide La Cruz, con Luis León Sánchez, con Harold Tejada, con Gianni Moscon e con la coppia di velocisti Chase Ball e soprattutto un ultimo, Mark Cavendish, alla caccia del record assoluto di vittorie di tappa al Tour de France. Ce la facciamo? Secondo me no, però... Neanche secondo me. Cioè, però... l'apoteosi sarebbe farla a Parigi. Parigi. Mamma mia, bello. Che forse bello. Potenzialmente è l'occasione in cui ha più possibilità realmente. Sì, perché sono 100 km di tappa in cui vanno passeggiando, quindi... Sarebbe veramente una degna conclusione. Però possiamo dire una cosa: potrà continuare ad aumentare l'amicizia fra Moscon e Cavendish, perché abbiamo visto al Giro d'Italia Moscon sempre, sempre al fianco di Cavendish quando si staccava. Credo che questo tour non mi pare era nei programmi inizialmente. Lo ha voluto proprio lui. Esatto. E può dire, darsi, può darsi. Però vediamo, Lutsenko quest'anno va a fasi alterne, può essere uno da top 10 e se sta bene è l'unica carta che hanno realmente per poter fare qualcosa di diverso oltre a sperare a Cavendish, e magari Ball in qualche tappa, se ha una fuga c'ha la possibilità. Attenzione anche a Tejada, perché Tejada tappe... che è andato forte in Svizzera. Sì, nelle tappe di montagna, se riesce a prendere la fuga, secondo me è uno di quelli da tenere sott'occhio. Poi io spero sempre che Moscon ci faccia rivedere qualche lampo del suo talento, però a giudicare anche dal 29esimo posto al campionato nazionale con qualcosa come 5 minuti di ritardo da Simone Velasco, direi che NCS non ci siamo. Tra l'altro è arrivato alle spalle anche di Luca Vergallito, il bandito. Assolutamente, assolutamente. A questo punto farei un rapido sweep, tornerei in Francia per presentare la Cofidis, quint'ultima squadra al via del Tour de France, che si presenta con una squadra secondo me interessante, composta da Alexis Renard, Simon Geschke, Axel Zangol, Anthony Perret, Victor Lafay, Brian Cocard, Guillaume Martin e l'uomo che secondo me nei primi 3 giorni andrà a guadagnare 9 minuti su tutti gli avversari, ovvero Jon Izagirre, il leone dei Paesi Baschi. Ma siamo sicuri che sia Zangol e non Zingle? Zingle? Fabio Banchetti lo pronuncia Zangol, vado in fiducia. E allora io mi ricordo il calciatore, no, io però mi ricordo il calciatore ex Milan che era tedesco, mi pare lui era Zigle. Christian Zigle, lo ricordo. Quindi credo sia Zing. Sempre così. Vabbè, Axel. Axel. Axel Zingle. Vabbè, lui. Sì, che poi è un nome che rischiamo di pronunciare varie volte se arrivano tante fughe. Tra l'altro lui è uno che si piazza spesso e volentieri, diciamo. Esatto. Che tra il quarto e il settimo posto è un po' la sua dimensione. Lo portiamo tutti, immagino, al Tour de France. Sì. Benissimo. Tra l'altro pure passivo, perché se lo portiamo tutti, quindi non vorrei che si vada un po' a pestare i piedi con Cocard. No, allora io credo che Cocard nelle tappe più impegnative sarà chiaramente il capitano della Cofidis, chiaro, poi in qualche frazione mista o qualche fuga da lontano ci sarà maggiore spazio per Zangol, che è sì veloce ma non un velocista. Sì. No, vabbè, anche Cocard comunque tiene sugli strati. Tiene. Quella bella tappa che ha vinto quest'anno al Down Under, ricordo che era una tappa mossa, dura. Sì, no, comunque è una bella squadra, anche Guillaume Martin è un altro. A Willunga.
però non era Willunga Hill. No, 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 Willunga basta, però una volata con Bettiol e Hugo Page, quindi diciamo che... È Bergamo. fanno dei caso un 6 a Willunga. Comunque anche Guillaume Martin è un corridore interessante, farà quell'oscillazione fra quarto posto, ventesimo, fuga, quinto posto. Allora, la cosa importante per Guillaume Martin è arrivare fuori dalla top 10 all'inizio della penultima tappa di montagna. Esatto. Scusa, l'ultima tappa di montagna, perché se lui è in top 10 nell'ultima tappa di montagna, non va in fuga, prende 20 minuti e esce dalla top 10. Se invece... è fuori alla top 10, va in fuga, guadagna 20 minuti, poi li perde in salita, ma comunque resta davanti, arriva in top 10. Questo deve essere un po' la tattica di Guillaume Martin. È un filosofo, comunque, in tutto e per tutto. Sì, vabbè, sì, io farei volentieri a meno della sua presenza nel ciclismo di alto livello, però... No, no, dai, c'è molto peggiore. No, a me non dispiace come corridore rispetto a tanti altri. Adesso ne parleremo uno di un... presto parleremo di uno che piace molto a Riccardo. Mamma mia. E poi gente, Ioannis Aguirre, che naturalmente dopo aver fatto bene a giocare i Paesi Baschi è sparito, però questo un po' fa parte un po' della carriera del Basco, che magari appunto sfruttando la partenza dai Paesi Baschi potrà far bene nei primi due giorni di Tour de France per poi sparire. Sì, anche perché parliamo di uno che in carriera in 15 grandi giri ha fatto solo un nono posto alla Vuelta, eh? Uno che nei grandi giri ha delle difficoltà da sempre, un corridore da corsa da una settimana. Però mi ricordo quella grande vittoria a Falses al Giro d'Italia con una fuga nello stesso finale che incoronò Damiano Cuneo vincitore del Giro del 2004. Passiamo invece alla IF Easy Post. Direi proprio di sì, che si presenta con... Sono andato io a presentare i corridori, ma se volete fare voi sentitevi liberi. Vai, vai. Si presenta con Alberto Bettiol, Andrei Amador, Esteban Chaves, James Shaw, Magnus Cort Nielsen, Rigoberto Urán e le stelle Nelson Poles e soprattutto il Condor Richard Carapaz, che dopo aver fatto dato spettacolo su tutte le montagne di questa stagione, lancia un chiaro assalto al podio del Tour de France e, perché no, infastidire Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. Posso dire che ho più aspettative per Poles che per Carapaz, sinceramente. Carapaz è un mistero, ragazzi. Io penso che sia scrivibile ai tre grandi misteri dell'umanità. Un corridore che non va più avanti, cioè, non lo so. Non me lo spiego. No, poi magari a questo Tour ci sorprende, però... È da inizio anno che fatica tanto, anche quando va in fuga non sembra brillante. La vittoria che ha ottenuto a fine maggio sembrava il rilancio. Poi anche il secondo posto nella seconda tappa del Delfinato. Poi però, di nuovo, quando si è entrato nel vivo delle salite, non sapevo che le tonsille avessero questo effetto, togliere tonsille adenoidi facesse perdere le abilità in salita. Non possiamo sapere quello che sia successo, perché sorprende un po' un rendimento, perché cioè, sembra avere sempre una giornata nera, perché pure al Delfinato era partito bene, poi a un certo punto è sparito, al Paesi Basco uguale, e non lo so, ripeto, sono pronto a farmi sorprendere. Lui comunque, ricordiamo, nel 2021 al Tour de France vinto da Pogačar è arrivato terzo e sui Pirenei restava con Pogačar e Vingegaard, quindi comunque è un corridore forte. Vediamo. Che sia un po' il rilancio. Ci saranno anche ovviamente Esteban Chaves, Magnus Cort, Rigoberto Urán e Nelson Poles, che possono fare tutti bene, quindi in realtà la F Education Easy Post è una buona squadra. Speriamo che si possa togliere una soddisfazione anche Alberto Bettiol, che già in carriera è andato vicino a vincere una tappa al Tour de France, e insomma che sia la volta buona. Assolutamente, assolutamente ce lo auguriamo. E a questo punto vuole aggiungere qualcosa sulla IF? No. Vediamo che maglia avranno, perché tanto secondo me ne avranno una diversa come al solito. Beh, già tanto che abbiano annunciato la formazione comunque. E non sono stati gli ultimi. Chi sono stati gli ultimi ragguagli? La squadra successiva. La Sudal Quickstep, il Wolfpack con Julian Alaphilippe, Casper Asgreen, Rémi Cavagnat, Tim De Klerk, Dries Devenis, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Mikel Morkov. Di classifica non si parla neanche per sbaglio. Si punta... No, dai, no, non si parla di classifica. No, ma si punta le tappe. Ma si punta le tappe. Potenzialmente potrebbero vincerne 21 su 21.
Sì. Sulla canna, forse la cronometro no, dai. Beh, c'è Cavagnò. Però andando in fuga. L'anno scorso l'hanno vinta la cronometro. Allora, posso. Allora, posso. Le posso vincere tutte, andando in fuga in montagna. Forse la grande montagna. Con Jacobsen in volata e via discorrendo. Sì, diciamo anche qua c'è stata un po' di amarezza per delle esclusioni e Bagioli non l'ha presa benissimo l'esclusione. E una squadra che non ha uomini di classifica dipenderà da Jacobsen come starà, perché Jacobsen forse dopo la vittoria del Tour de France l'anno scorso si è un po' perso a livello di costanza, non so come definirlo, è cresciuto più Philipsen che ha preso la scena del velocista rispetto a lui. E alla Filippo è un'incognita e vediamo, però comunque è una squadra che può far bene in diverse tappe. A me piace più l'Arkea Samsic della Quickstep in questo Tour de France come formazione. Sì. Ma a me non dispiace la Sudal Quickstep. È chiaro, manca qualcosa, però hai il velocista, hai tanti uomini che possono fare bene. Alaphilippe una tappa te la può vincere, Asgreen te la può vincere, Cavagna te la può vincere. No, assolutamente, hanno tutto effettivamente. Peccato poter anticipare quello che è il rumor che pare di mercato, che per me non ha senso, e prendere adesso e portare al Tour il colombiano che pare dovrebbero prendere per la Vuelta, ma mi pare una stronzata. Miguel Angel Lopez. No. Nairo Quintana. Ah, comunque, Miguel Angel Lopez ha vinto la Vuelta. Così. Mamma mia, l'ho letto l'altro giorno, ma ragionaci, secondo te può aver senso Quintana nella Sudal Quickstep? Ma assolutamente sì, ma chiunque riporti Nairo Quintana a correre, io appoggio completamente. Vorrei rivedere anche Miguel Angel Lopez, perché come sta dicendo Luca... ha vinto 9 tappe su 10 alla Vuelta a Colombia, è il corridore più vincente della stagione. Cioè, ha fatto qualcosa di allucinante. Beh, giustamente, ragazzi, ora Miguel Angel Lopez con tutti i suoi limiti è un corridore fortissimo che magari spesso e volentieri soffriva un po' la pressione. In Colombia non ha pressione e quindi sostanzialmente fa il bello e il cattivo tempo. Cioè, se guardate il 9 tappe della Vuelta a Colombia, ha vinto la prima, cronoprologo, la seconda, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona, la decima, e è arrivato secondo solo nella tappa di Gagan Chiva, che era una tappa per velocisti. Cioè, nel senso, lui è arrivato secondo in una tappa con un gruppo di 37 corridori che se l'è giocata, cioè una qualcosa di disumano. Beh, ma la prima tappa sostanzialmente arrivo in volata, e lui l'ha vinta. Volata a ranghi compatti? No, questo è proprio ranghi compatti, era in... 130, vabbè. Cioè 120, sì. Troppo, cioè, come mettere a giocare, che ne so, Rafael Leao tra i dilettanti, cioè non è proprio partita. Tra l'altro, devo far giocare Tonali con l'Under 21, così sbaragli tutta la concorrenza. Infatti, vi consiglio di guardare tra l'altro l'altimetria della terza tappa della Vuelta a Colombia: 11 giri di un percorso salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa. Che tra l'altro tutta rettilinea, cioè incredibile, bellissima, bellissima. Questa è assolutamente da riproporre, non lo so, tipo in un mondiale. Non c'è di Madonna, davvero. E la curva era al GPM, praticamente. Sì, mi sa di sì. Mai visto una cosa del genere. Vabbè, comunque, insomma, passiamo anche su questa simpatica parentesi su Miguel Angel Lopez, che ha vinto con 6 minuti e 17 sul secondo. Cose colombiane. E a tal proposito, ad esempio, all'Arkea Samsic, un bel Miguel Angel Lopez ha reso molto bene, perché la squadra World Tour francese si presenta con Laurent Pichon, Luca Mozzato, italiano numero 6 al via del Tour de France, Jette Birmans, Simon Guillemy, Clément Champoussin, Anthony de Laplace, Mathis Louvel e Vorin Barguil, che come sappiamo è nella stagione no. Quindi... Non ci aspettiamo molto da lui, non ci aspettiamo molto dalla squadra. Speriamo che Luca Mozzato possa fare un bel Tour de France, che si possa mettere in mostra e magari giocarsi qualche successo di tappa. Secondo me sarà il secondo italiano migliore come livello di risultati in questo Tour de France. Ha tutte le potenzialità per farlo, secondo me. E chiudiamo con una squadra. Che non è una squadra, ma è un sogno, come si dice tante volte nel nostro paese. Cogliamo anche l'occasione per salutare Marco, che ci scrive in diretta su Twitch, Quintana dalle Febbre, ma magari subito, e prima ci diceva anche inspiegabile l'involuzione di Richard Carapaz. Stiamo parlando della Total Energy,
qua ce n'è uno che ha avuto un'involuzione peggio di quella di Carapazza, secondo me. E stiamo parlando Bodnar. Di... No. Bodnar da essere capitano della Polonia... Ragazzi, vi ricordate che la Tour un tempo sembrava un corridore promettente, che faceva bene, forte a cronometro, si difendeva bene in salita? Non erano neanche troppi anni fa. Vabbè, il tempo passa. Il tempo passa per tutti. Soprattutto per Peter Sagan e Edouard Boissonaghen, che la squadra si ostina a portare agli appuntamenti più importanti. Tra l'altro Sagan, che ha avuto recentemente anche qualche piccolo problema con la giustizia ordinaria, non quella sportiva, ma direi che possiamo soprassedere. Punteranno a delle tappe. Sarà tifoso della Juventus. Ci sono ovviamente Sagan e Boissonaghen, c'è Anthony Turgy, c'è Pierre Latour, c'è Valentin Ferron, Steph Craft, Mathieu Borgado, e c'è Daniel Oss, settimo e ultimo italiano in corsa, che fa parte un po' della gruppo del Sagan. Sì. Nel senso che vanno in coppia. Sì, mi aspetto qualche fuga di Ferron, qualche fuga di Latour, ma poco altro. Sì, un po' triste, oggettivamente. Poi magari vincono qualche tappa, fanno bene, però diciamo che non mi sembra, ecco, uno squadrone proprio. Tra l'altro Sagan, che è anche caduto al campionato nazionale slovacco in volata, speriamo niente conseguenze, speriamo che possa chiudere quantomeno in maniera dignitosa. Ecco, la sua carriera al Tour de France, che ha visto dei picchi incredibili con sette maglie verdi vinte, di cui cinque consecutivamente. Insomma, dai Peterone, che 12 tappe anche vinto. Speriamo che possa chiudere meglio, perché speriamo. Quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo non è neanche una brutta copia, cioè proprio una cosa diversa. Ma lui, tra l'altro, si ritira a fine stagione, no? Perché vedo anche 2024 su Pro Cycling Stats. Perché avranno ancora il contratto. Fa mountain bike. Ah, ok, perfetto. Giusto. Non so se è sempre con loro. Beh, sì, in teoria il contratto con la Total Energy. No, scusa, non mountain bike, mi sa BMI. No, non so che faceva, no, però... mountain bike, per le Olimpiadi, credo. Sì. Va bene, abbiamo chiuso questa grande rassegna dei partecipanti al Tour de France 2023. Volevo segnalare solamente una cosa, prima di chiudere, questo qua su 110 edizioni del Tour de France, penso, non ne sono sicuro, non ho controllato fino all'inizio, penso sia il primo senza neanche uno sponsor italiano a dare il nome alle squadre. Poi non so se magari proprio nei primi, ma da quando possiamo parlare di ciclismo più o meno moderno, e con moderno intendo tipo anni 40, penso ci sia sempre stato almeno uno sponsor italiano che dava il nome, il primo nome o il secondo nome ad una squadra. Quest'anno non ci sarà, da quando Segafredo ha lasciato il gruppo. Quindi, nella speranza che questa tendenza possa cambiare, perché è importante avere investimenti per risollevare il ciclismo italiano, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Altrimenti buon Tour de France. Famose una domanda e damose una risposta. Buona serata e buon Tour de France. Ci vediamo sabato per commentare la prima puntata e la prima tappa del Tour de France. Ma vogliamo sparare un favorito? Ah no, giusto, dobbiamo fare i pronostici. Oh. Io vi chiedo questa cosa. Ditemi, questa è tostissima. Questa adesso la clippiamo, la portiamo. Questo, guarda, ha visto un testa a testa, se lo vuole giocare. No, non gioco più. Vi non chiedo... gioco più, sempre Luca Sabato. Oh, ma io ho messo 25 euro su Van Aert, questo tira per Vingegaard. Manfame. Fatemi la top 5 azzardando e ipotizzando dei distacchi del Tour de France. Vai, chi inizia? Io. Vai. Vingegaard a 45 secondi Pogacar, a 3 minuti Hindley, a 4 minuti e 30 Landa e a 5 minuti Richard Carapaz. Allora, io dico Pogacar a un minutino circa Vingegaard. Andiamo sui 9 per Godù. Guarda l'anno scorso quanto no, infatti sono d'accordo. No, cioè, ragazzi, mi sono pure tenuto basso, secondo me. Vai. Secondo me rischiamo che
il terzo sia già in doppia cifra. Potrebbe essere. Però l'anno quest'anno, scorso... attenzione, non c'è il Galibier che secondo me l'anno scorso l'hanno sofferto per una settimana e mezza. Sì. Sì, però l'anno scorso solo Thomas è arrivato sotto i 10 minuti. Sì, sì, no, ma certo. Visto gli altri acronimi. Vai. Dopo Godù dico... Aspetta, ce l'avevo. Aspetta, non ci ragiono sui due nomi, non mi vengono in mente, ma ce li avevo. Vai, intanto di te. Dico la mia? Vai. Jonas Vingegaard primo, Tadej Pogačar secondo a 37 secondi, terzo Jay Hindley a 1.04, quarto posto per Henrik Mass a 4.12, quinto Carlos Rodriguez a 6.05. Allora io dopo Godù e là li metto più vicini, dico Ben O'Connor e Romain Bardet. Sono tanti soi comunque se ci pensi. Marco dice invece Vingegaard, Pogačar, Hindley, Bardet, O'Connor. Tra l'altro, dato che sono gli stessi, sono gli stessi più o meno detti da noi. Dato che quindi... abbiamo detto tutti o Vingegaard o Pogačar, sicuramente... Michelanda maglia gialla! Sicuramente almeno uno dei due non concluderà il Tour de France nelle prime due posizioni. Sì, sì, sì. E quindi ragazzi, comunque, io ve lo dico... Da notare che io non ho messo né Mas né Landa. Per giocare con noi... È facile. Maglia verde Philipsen, Van Aert, così giusto per perché secondo me non lo chiude. Allora ti dico Van der Poel, mi piace. Perché sta. Boh, secondo me fa tipo un tour senza senso in cui prende tutti gli sprint intermedi. Anche perché credo che abbia bella voglia di rivendicarsi dell'anno scorso e via discorrendo. Maglia a Pua. Ciccone. Scusa Giulio. Champussen. Registrate questo verso in cui dice Champussen, lo faccio così e poi sarà... Mohoric. Fai Mohoric e Champussen che è scalatore. Sì, quante volte gli scalatori vincono la maglia del miglior scalatore? Mai. Cioè basta Bouchard. Per andare in fuga. Detto questo, rotto, se no avrei detto Bouchard io. Detto questo, io vi invito, cari amici ascoltatori di Ventaglio, chi ci ha ascoltato su YouTube, cioè chi è arrivato a un'ora e mezzo di presentazione su YouTube, chi è arrivato a un'ora e mezzo di presentazione no, su... No, ma la facciamo a breve. Su Spotify, eccetera, eccetera. O chi guarda per sbaglio la nostra pagina Instagram, perché ve lo chiederemo anche su Instagram, diteci la vostra top 5 del prossimo Tour de France. Grazie e buona serata. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao!